lei delle domande più precise da porre, per dire se mi viene permesso, domande fatte al segretario generale o all'assessore o chi sostituisce, diciamo, appunto il sindaco. Lei presidente, per ovviamente, lei delle domande che ha detto ovviamente. Detto, ho delle domande importanti, se mi risponde il segretario generale o l'assessore, che penso in questo momento stia sostituendo anche il sindaco come assessore al bilancio, perché in questo momento il problema tecnico è che manca sia il ragioniere generale sia l'assessore al bilancio, cui il segretario generale forse si deve sostituire a tutte e due. Allora, la prima domanda che pongo, Presidente, e poi mi risponderà il segretario generale o il dottore Galacqua, e perché non è stata presentata, secondo la norma di legge, secondo le norme di legge, considerato che la vecchia Messina, allora, se mettiamo questo, che è mia intenzione votare questo delibera nell'interesse dei lavoratori, però sempre nell'interesse dei lavoratori io vorrei alcuni chiarimenti. Uno, perché non è stata presentata al segretario generale, lei che fa le funzioni del ragioniere generale in questo momento, e all'assessore Galappa, perché nonostante la legge prevede che entro il 31 marzo si possa presentare istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali ricevute dall'Agenzia delle Entrate, perché se si fosse presentata subito, già dal 5 novembre si poteva presentare, non ci sarebbe stata neanche istanza di fallimento. Io credo che ci sia una delibera su cui questa amministrazione, voglio dire, mette in moto un meccanismo che era quello, devo dire, io puntavo all'altra, alla multiservizi, nel senso che rispondeva meglio anche a quelle che sono le indicazioni da parte del governo, della legge stessa, che è quello di accorpare il più possibile le partecipate in un'unica società, e questa potrebbe far risparmiare soldini al comune, ma potrebbe rendere più efficiente anche la stessa, diciamo, gli stessi servizi che questa società dovrà dare. Devo dire, non è una cosa strana, mi pare che in Italia, ma anche in Sicilia, sono state costituite tante multiservizi accorpando vari settori, e credo che oggi la discussione, per entrare in livelli diversi, non è quella di fare una società per sprecare qualcuno, perché sarebbe sbagliato anche la delibera stessa presentata. È una delibera che prevede non tutto l'accorpamento, ma comunque alcuni accorpamenti di società che oggi lavorano singolarmente e che domani dovranno lavorare insieme. Per cui questo passaggio verso la multiservizi, io auspico, che voglio dire, che questo ci sia, anche quello dell'AMA, possibilmente anche qualche altra società partecipata che possa essere inserita in un contesto generale che porti sicuramente dei miglioramenti dal punto di vista dei servizi e della riduzione dei costi per il comune, eliminando tutti quei consigli di amministrazione che fino ad oggi, voglio dire, c'erano all'interno delle singole società, che sono costi che il comune paga, i cittadini pagano. Che questo gruppo consigliare, Presidente e colleghi, sapete tutti che a un certo punto di questa legislatura ha avuto un'inversione di rotta rispetto alla posizione politica nei confronti di questa amministrazione. Sapete tutti che a un certo punto, prima ancora, o quasi in procinto, prima di presentare la mozione di sfiducia, aveva deciso unanimemente di non presenziare più, soprattutto anche negli atti importanti quali bilanci, addirittura anche nell'ultima rimodulazione del piano di riequilibrio. Eppure oggi, seppur attraverso una rappresentanza, ci siamo perché, e questa cosa ci è costata,
questo lo dobbiamo dire, c'è costata perché anche per una questione di coerenza, ma lo facciamo perché ci rendiamo conto dell'importanza di questa delibera, ma non soltanto nel rispetto, diciamo, per garantire chiaramente la sicurezza, il lavoro ai dipendenti di Messina Ambiente, ma anche per la città, perché è impensabile rischiare di lasciare un servizio come quello fondamentale dell'igiene cittadina scoperto, con tutte le conseguenze e le ripercussioni che chiaramente questo può determinare. Detto questo, ribadisco anche, voglio ribadire in questa sede anche proprio a scanso di equivoci, perché si era detto che questo Consiglio Comunale aveva un orientamento diverso, quantomeno nella stragrande maggioranza, e invece così non è stato, perché lo diceva anche in premessa l'assessore all'acqua, questo Consiglio Comunale responsabilmente ha votato la modifica dello statuto dell'ANAM proprio con l'intenzione di far entrare Messina Ambiente o l'ex Messina Ambiente nella grande superam, e ritengo, anzi sono ancora convinto che questa poteva essere la soluzione migliore, perché l'AMAM è una società che sta bene finanziariamente e quindi secondo me poteva assumere, diciamo, prendere, accorpare anche questo servizio sulla gestione dei rifiuti. Così non è stato, vi è stato anche, per carità, un parere negativo da parte del Collegio di Revisione dei Conti, che rispettiamo come tutti i pareri espressi dall'organo di revisione contabile sulle delibere importanti di questo Consiglio Comunale. Io mi limito semplicemente a porre dei quesiti che diciamo, avrei gradito, diciamo, le risposte potevano essere date appunto dal ragioniere generale, anche da questo fantasma del dirigente alle società partecipate che manca da mesi, credo, per carità ci possono essere delle giustificazioni, forse anche per motivi di salute, però ripeto, di fronte a questi atti così importanti sarebbe stato opportuno e necessario che anche il dirigente potesse dirci la sua. Alcuni quesiti flash che spero appunto qualcuno dei presenti possa dare le opportune risposte. Le garanzie sugli investimenti, visto che diciamo, il capitale sociale è diciamo, stato stabilito in 300.000 euro, il comune di Messina è un comune in predissesto, quindi volevo capire se ci sono state delle garanzie certe rispetto a questi investimenti che comunque questa nuova società vorrebbe fare. Così come anche lo accennava poco fa anche il collega Trischitta per quanto riguarda i beni strumentali di questa società, anche tutti i mezzi che chiaramente vanno a transitare nella nuova società, che tra l'altro, questo apro subito una parentesi, mezzi abbastanza vetusti, e lo sappiamo tutti in che condizioni disumane a volte i lavoratori di Messina Ambiente sono costretti ad operare. Io ho gradito tanto, ho fatto anche degli elogi pubblici nei social network, su Facebook, quando dei responsabili di Messina Ambiente hanno riprodotto un video nel quale si notavano come i lavoratori di Messina Ambiente sono costretti ad operare in condizioni veramente vergognose, a rischio veramente della loro incolumità, e su questo ovviamente non possiamo che fare un plauso per questo, perché hanno veramente un grande senso di responsabilità. Per quanto concerne invece il passaggio dei lavoratori ATO insieme a Messina Ambiente, quindi in questa nuova società, anche qui desideravo capire un po' le competenze, perché nell'attuale ATO 3 vi sono dei sorveglianti, dei controllori, vi è anche il personale amministrativo, quindi desideravo capire in questa nuova società come vanno a confluire questo personale, come va a confluire in base alle competenze, perché abbiamo sorveglianti a Messina Ambiente, abbiamo anche dei sorveglianti al lato 3, il personale amministrativo credo che sia anche abbastanza cospicuo diciamo nella lato 3, e quindi desideravo capire nella mia valutazione complessiva anche come questo personale verrà inquadrato.